Allora, è una mission di Tuscia TV quella di dare voce alle comunità più piccole, non solo alla città capofila, Viterbo, ai grandi comuni, ma anche ai comuni più piccoli, ma non per questo meno importanti, e non per questo hanno rinunciato ai loro eventi. Ci troviamo a San Lorenzo Nuovo, siamo con il sindaco della città perché oggi si chiudono le festività del periodo di Natale, di Capodanno, con la ricorrenza dell'Epifania. Sindaco, e qui avete ricostruito un ambiente che ripropone un po' il presepe della notte di Betlemme. Sì, quest'anno siamo ritornati a questa location dei giardini pubblici, è una location che avevamo sfruttato già parecchi anni fa, si parla di 35-40 anni fa, e quest'anno abbiamo deciso di riadattare i giardini pubblici alla Palestina dell'epoca. Quindi qui abbiamo ampi spazi, c'è pure un bel panorama, perché in teoria qui c'è il panorama sul lago di Bolsena, abbiamo la disponibilità di cantine che servono per creare un'atmosfera ancora più suggestiva, abbiamo grandi spazi e la gente può tranquillamente passare all'interno del presepe, appunto vivendo di persona appunto le varie scene che caratterizzano il nostro presepe. Più o meno quante persone hanno lavorato all'allestimento e quanto ci avete impiegato, quanto tempo avete impiegato per prepararlo? Le persone tra figuranti e volontari sicuramente superano le 100 unità. Sono praticamente stato organizzato dai volontari della parrocchia, in questi giorni che ormai sono diversi anni che organizzano il presepio. Come dicevo, saranno un centinaio di persone, hanno lavorato e gran parte di loro faranno pure i figuranti in queste due serate, perché abbiamo fatto la prima serata, la sera di Natale, e questa sera con l'arrivo dei Re Maggi a cavallo, insomma, concluderemo il presepe. Allora, siamo con Serena, sì. Adesso percorreremo tutto il presepe vivente, sì, che avete allestito, e lei ci racconterà un po', diciamo, le varie location del presepe, okay, come sono state organizzate. Perfetto, d'accordo? Benissimo. Allora, adesso andiamo. Allora, entriamo adesso attraverso le mura nella città di Betlemme. Ci sono dei soldati appostati. Intanto ci sono anche dei cavalli. Ci sono i soldati romani a cavallo che controllavano la città, che controllavano il flusso delle persone che in quel periodo arrivava per il censimento. E quindi c'era molta gente che entrava nella città e i soldati tenevano ordine. Allora, proviamo a vedere se ci fanno entrare. Entriamo. Via. Ok, chiediamo se ci fanno entrare. Eccoci. E qui entriamo proprio nella città di Betlemme. Qui abbiamo una scena che rappresenta un po' la vita quotidiana, e nello specifico noi abbiamo voluto coinvolgere nella nostra rappresentazione dei ragazzi che sono ospiti di una struttura qui a San Lorenzo che si chiama Il Volo, ospita dei ragazzi con delle difficoltà, ma che a noi ha fatto estremamente piacere il fatto che loro abbiano accettato la partecipazione, perché hanno realmente arricchito il nostro presepe. Possiamo dire veramente che è la naturalità e la genuinità è veramente della quotidianità di allora, di adesso, di sempre, insomma. Qui siamo alla locanda
Qui ci sono alcuni dei ragazzi che in particolare hanno voluto proprio questo presepe, hanno lavorato e hanno organizzato questo presepe. Qui sono, rappresentano alcuni dei figuranti e quindi sono le persone ferme alla locanda che assaggiano gli arrosticini, mangiano il formaggio e quindi vivevano un po' la vita del tempo, insomma. Entriamo ora proprio nella città, si sentono già i rumori del fabbro, del falegname. Questo era il mercato, l'ingresso alla città con il mercato, la frutta, tutti lavoravano e contribuivano, bambini, famiglie intere. E c'era il bottaio, quello che aggiustava le botti, che servivano per il vino, che... Ecco, vediamo che sono tutti al lavoro, nella loro quotidianità. Questi sono dei pastori che stavano nelle vicinanze, un po' ignari di quello che stava succedendo, ma che poi, invitati dagli angeli, andranno a manifestare la gloria davanti alla capanna. Assistiamo proprio alla cattura di un evaso. Questo è, abbiamo anche i carcerati, questo ha tentato la fuga, ma che poi naturalmente cerca di far di tutto per liberarsi, ma i nostri soldati nel loro lavoro, con lance, con tutto, riporteranno al mercato degli schiavi e porteranno anche nel carcere. Questa è la torre del pretorio romano, le iniziali SPQR, quindi dei romani, e in cima alla torre c'è un soldato romano che controlla tutto e che nei momenti difficili che capisce ha vicino un campanaccio che suona quando succede qualcosa di strano e richiede l'intervento dei soldati. Soldati che sono sempre schierati e i nostri evasi che sono stati ricondotti al mercato degli schiavi, perché era uno dei mercati fiorenti del tempo, eh? Gli schiavi servivano nei lavori della campagna, ovunque, c'era proprio un mercato. Ci incamminiamo verso la capanna. Un ancora altro mercato di ogni cosa, mercato dei semi, mercato del pesce, mercato delle stoffe, i bambini sempre presenti, una cosa voluta proprio dall'organizzazione. E qui siamo giunti davanti alla capanna, ci abbiamo il coro degli angeli che lietano la giornata del piccolo Gesù, e dietro c'è il bue e l'asinello, pastorelli. Come racconta la storia, abbiamo anche il bue e l'asinello presente nella stalla e che hanno riscaldato, il bue ha riscaldato la culla del piccolo Gesù. Ricreiamo adesso l'arrivo dei Re Magi.
Stanno arrivando i magi, stanno arrivando e sentiamo sullo sfondo la lettura del Vangelo. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre con oro, incenso e mirra. Fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorare. Qui c'è l'arrotino, antichissimo mestiere. Qui abbiamo i pastori, il gregge, sempre nelle vicinanze della nostra capanna. Intanto sono arrivati i magi. Sono arrivati i magi, eccoli, sono arrivati. Ora li vedremo scendere da cavallo e dirigersi verso la capanna. Ecco i magi che si apprestano alla capanna. Li seguiamo. Una gioia grandissima. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.